Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2 con Knack. Allora. Non riesco a contattare Ryder. Dunque, ricapitoliamo. Il tuo piano è intrufolarsi da un ingresso secondario, attraversare di nascosto diversi chilometri di tunnel della miniera e a quel punto Knack aprirà la porta. Oh, e non c'è modo di dire a Ryder dove siamo e cosa facciamo. Sì, proprio così. E se vuoi contattare Ryder, poi... Hai mai visto uno di questi prima d'ora? Cos'è? Un Holobot? Proprio così. Ovunque sia, questo lo troverà. Ryder, abbiamo trovato Lucas, sta bene. Ma Victor è implicato in qualcosa di strano. Ora andiamo nella miniera di Trogdo a controllare. Sembra una pallina per il Quidditch. E adesso, alla miniera. Abbiamo combattuto tanto nello scorso gameplay, quindi molto probabilmente qui avremo a che fare con delle fasi un po' più esplorative e platform. Il che non mi dispiace perché... Merda. Ah, tu lanci merda, eh. Va bene. Oh, ma quante bestie hanno inserito in questo gioco? Ci sono tantissime creature, nemici. Poi, vabbè, hanno dei pattern di movimento e di attacco molto simili tra di loro, bisogna dire. Però la varietà è altissima. Ah, cresciamo un pochino. Praticamente, ok, no, in Knack ci sono diversi scenari, però si alterna moltissimo lo scenario fantascientifico con quello naturale. Oh, ma che figo il design di sti cosi. Incredibile come sia figo il design dei nemici e come faccia cagare il design di Knack. Però non mi hanno ancora neanche sfiorato. Ecco, mi sono tirato i piedi fortemente da solo. Tra l'altro sono a uno stadio evolutivo di Knack che non mi consente di prendere troppi danni, che sono ancora molto piccino. Però ho immagazzinato un bel po' di energia delle pietre solari, quindi se sono proprio nella cacca, posso fare un bel attacco ad area, magari. Quando sono così piccolo, effettivamente sono un po' un pirla, cioè non riesco a fare nulla. Questo mi sa che... infatti si crepa. Posso starci veramente poco su quei cosi. Ah! E poi c'è la ragnatela che mi blocca il passaggio. E dai che diventiamo più grandicelli, dai. È un bene che Knack si trovi ad affrontare avversari piccoli quando è piccolo e avversari grandi quando è grande. Bella! I bombaroli sono veramente fastidiosi. Vai, un po' di luce del giorno, ragazzi. PlayStation 4 Pro fa un bel lavoro su Knack, nel senso che non c'è nulla che presenti aliasing, è tutto perfettamente morbido, è bello da vedere, ma era bello da vedere anche prima. C'è anche la modalità più frame, che però non ho sperimentato. La verità è che avevo già giocato a Knack in condizioni di framerate pietose. Tra l'altro sembrano essere molto migliorate, anche se questa non è la modalità più frame.
Sono magari 30 frame al secondo, ma sono stabili, non calano mai, non calano mai. Ah, Cristina d'Avena, ho un sacco di energia da parte, eh. Sì. In caso di necessità vado di pietre solari. Ok, qui non c'ero ancora arrivato. Vabbè, però. Tua sorella. Bene. Ho ancora un blocco. No! Porca troia, avrei dovuto usare subito l'energia delle pietre solari lì. Come dico sempre, i range andrebbero eliminati all'inizio. E invece me li tengo sempre alla fine perché sono pirla. Bene. Non siete finiti niente voi, eh? E questo? Solo soletto, così. È rimasto lui per ultimo. Sembra che al motore dell'ascensore manchino i reperti. Nak, riesci a riattivarlo? Che devo fare? Ah, devo sacrificare tutti i reperti di cui sono composto per aprire una porta. È devastante però questa cosa. No! Porca troia. Quanto odio quelli con i fucili. Pensavo che il mio odio fosse esclusivo per quelli con le granate, ma quelli con i fucili li odio molto di più. Che con le granate si scende a patti, cioè tu lo meni e poi eviti la granata. Invece quello col fucile lavora, ti lavora i fianchi mentre tenti di fare altro, rompe Visto, proprio i Lucas, coglioni. osserva il processo di estrazione. Si rimuove la terra, si espongono le strutture, si prendono i reperti. La famiglia di Victor estrae reperti qui da 100 anni. Quelle barriere a che servono? Ah, sai, ci sono creature che si arrabbiano quando estraiamo i reperti. Stammi vicino. Speriamo di non incontrarne qualcuno. Ok, ci sono creature che se la prendono a male durante l'estrazione dei reperti. Va bene. Avrei potuto non farmi nulla, ma mi sono fatto almeno poco danno. E quello? Ok, ho capito. Beh, dai, non è un gran problema. Mi devo solo ricordare di scappare subito appena picchio. Sì! Bam! Ormai t'ho capito a te col fucile. Cioè, ho capito che sei rompicoglioni e mentre picchio quello che mi sembra più forte devo tenere l'occhio su di te perché scassi la minchia. Come sono arrivati questi qua? Fermi. C'è un guardiano laggiù. Ma ok, quindi sta con me? Cioè, di sicuro ce l'ha con loro. Potrebbe avercela tranquillamente pure con me, eh. Non mi sento di escluderlo. Poi mo ho capito anche la tattica dell'aggressione, cioè devo andare ad aggredire i nemici prima che loro rompano i coglioni a me. Tu? Solo solo? Solo solo? Eh no, sono diventato di nuovo piccolo, che palle! Il bello è che ho paura di bloccare la partita a un certo punto e di tagliare il gameplay perché... Ok.
Oddio, cutscene, forse. Ah, dici davvero? Da dove arrivano le vostre armi? La cosa funziona così. Noi raccogliamo i reperti e una volta ogni tanto Gundahar arriva qui con la sua aeronave per fare affari con noi. Scambiamo i reperti con le armi. Non so lui da dove proviene. Noi aspettiamo e basta. Un'aeronave di che tipo? Beh, è difficile descriverla, ma ora la vedrai tu stesso. Oh no! Adesso dovrebbe arrivargli la palletta volante, però. Che cazzo di armi hanno questi? Allora, che è successo qui? Ah, ce n'è uno sopra di lui. È molto gerarchica la società dei goblin qui. Oh! Che cazzo è successo? Mi è intrappolato. Ma pensavo che quei colpi facessero solo male, non che ti stannassero o ti intrappolassero. Hai visto quelle strutture? Questa è la zona in cui Victor ha trovato i reperti giganti. Ok, zona reperti giganti. Oh, che cazzo! Oh, bastardo! Ma questo è complicato. E vaffanculo! Era complicato, aveva un sacco di movimenti diversi. Wow, 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 calmi. Mamma mia. Ma vi rendete conto da quando abbiamo iniziato a giocare quanti tipi diversi di nemici con quanti moveset? Poi uno giustamente si sorprende per Dark Souls, no? Ma alla fine penso ce ne siano addirittura di più qui. Porca puttana. Ah! Non so nemmeno io come ho fatto, comunque questi barili sono una delle cose più fastidiose del mondo, eh. E perciò me li tolgo dai coglioni. Penso che stiamo accumulando così tanti pezzi perché tra un po' dovremo aprire un'altra porta. Eccola là, la nostra meta. Ragazzi, che bordello. Allora, su questo scontro io taglio perché ho paura di bloccare, quindi ci vediamo direttamente nel prossimo gameplay, perché questo è molto lungo, già sono quasi 20 minuti di registrazione. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo appuntamento con Knack e con le mazzate e la violenza.